Ciao ragazzi, in molti mi avete chiesto di parlare della liquidità degli ETF e dei rischi che può comportare una bassa liquidità. Così oggi parlerò proprio di questo topic. Non ho l'ambizione di coprire tutto ciò che c'è da sapere al 100%, ma di sicuro le nozioni che vi riporterò devono essere assolutamente conosciute da tutti. Nel corso del video vedremo anche come valutare la liquidità per minimizzare il rischio e come calcolarla. Prima di iniziare, volevo dirvi che noto con piacere che il nostro canale sta crescendo. A metà ottobre, quando ho iniziato a pubblicare video con costanza, vi avevo detto che volevo raggiungere i 1000 iscritti in un anno. Oggi, dopo circa 3 mesi, sono a circa metà strada dall'obiettivo, quindi non posso che reputarmi soddisfatto, almeno per il momento. Infine, vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi nei miei video esprimo solo il mio punto di vista, quindi non prendete i miei video come una promozione all'investimento, ma informatevi adeguatamente e poi decidete. Finita questa parte doverosa ma necessaria, iniziamo a parlare di liquidità. Che cos'è la liquidità? È la capacità di un investimento di trasformarsi facilmente e in tempi brevi in moneta, a condizioni economiche favorevoli, cioè senza sacrificio di prezzo rispetto al prezzo corrente. Quindi un ETF è tanto più liquido quanto minori sono i tempi per convertire l'ETF in liquidità, quanto minori sono i costi di transazione e la perdita che si subisce convertendo. Sintetizzando al massimo, uno strumento è liquido se la domanda e l'offerta per quello strumento si incontrano molto facilmente, e questo solitamente avviene quando ci sono tante transazioni e quindi lo strumento è molto scambiato. Come ci accorgiamo che uno strumento non è liquido? Quindi, quando abbiamo difficoltà a vendere a prezzo correnti o acquistare, e quindi si è costretti magari a vendere ad un prezzo più basso e ad accettare dei costi di transazione. In parole semplici, quindi cosa accade se acquistiamo un ETF liquido? Possiamo andare incontro a lentezza negli scambi, paghiamo un maggior spread, che vi spiego dopo cosa è, maggiore inefficienza, infatti non si riesce ad acquistare o vendere ad un prezzo vicino a quello relativo all'ultimo scambio. Bene, da cosa dipende la liquidità di un ETF? Sono tanti gli elementi che incidono sulla liquidità di un ETF. Insieme vedremo i principali elementi. Un elemento che incide sulla liquidità degli ETF è la liquidità dei sottostanti, quindi delle azioni e obbligazioni su cui l'ETF investe. Cosa vuol dire? Significa che se l'ETF investe per esempio su azioni che hanno molto mercato, come le società più grandi e capitalizzate al mondo, come Apple, Microsoft, Tesla, allora l'ETF tenderà ad essere più liquido, perché sono di più i soggetti che saranno interessati ad acquistare questi ETF. Invece, se l'ETF investe in azioni che non sono molto trattate, è chiaro che anche l'ETF relativo sarà poco liquido. Se l'ETF compra azioni tipo della PD Picchia & Co., chi secondo voi sarebbe interessato ad acquistare un ETF simile? Vediamo ora come l'anno di costituzione del fondo influisce sulla liquidità dell'ETF. In generale, possiamo dire che gli ETF più datati tendono ad essere anche quelli più liquidi. Ovviamente questo non vale sempre, ma statisticamente è così. Perché? Beh, il primo motivo è chiaramente che ai gestori dei fondi non conviene tenere aperti ETF che hanno pochi scambi e che quindi non sono liquidi. Pertanto, se un ETF è molto datato, significa che si è dimostrato sufficientemente liquido nel tempo. Poi, un altro motivo per cui i fondi più datati tendono ad essere anche quelli più liquidi e scambiati è perché investitori preferiscono ETF più datati in modo da avere a disposizione una serie storica più ampia per fare dei backtest e capire come l'ETF si è comportato nel tempo. Se invece un ETF è troppo giovane, non è possibile fare tante simulazioni. Pertanto, gli investitori inizialmente saranno diffidenti e ci saranno pochi scambi e la liquidità sarà bassa. Dal mio punto di vista preferisco ETF che abbiano almeno 3 anni di vita, ma questa non è una regola, ma il mio approccio. In realtà gli ETF che ho in portafoglio sono in vita da più anni. Passiamo alla dimensione degli ETF. Tendenzialmente gli ETF di dimensioni maggiori tendono ad essere anche più liquidi. Perché questo? Perché se un ETF è diventato di grandi dimensioni significa che è stato molto apprezzato dagli investitori, il che si traduce in un numero elevato di scambi e anche maggior liquidità. Poi, se un ETF è grande significa che ci sono tanti investitori che detengono delle quote e quindi, tra virgolette, ci sono più colpi in canna da potersi giocare. Un altro aspetto è che gli ETF di maggiori dimensioni realizzano delle economie di scala tali per cui sono in grado di offrire dei TER più bassi, ma TER più bassi attirano
attireranno ancora più persone. Questo meccanismo virtuoso non farà altro che incrementare ancora di più il numero delle negoziazioni e infine la liquidità. In generale, io evito ETF con una dimensione inferiore ai 150 milioni, anche se gli ETF che attualmente ho in portafoglio hanno una dimensione ben più grande dei 150 milioni. Parliamo della borsa di quotazione degli ETF. Come probabilmente sapete, lo stesso ETF può essere acquistato su più borse valori. Per esempio, un ETF potrebbe essere negoziato sia sulla borsa italiana che francese o tedesca e così via, e si tratta esattamente dello stesso prodotto. Quello che non tutti sanno è che la liquidità dello stesso ETF può cambiare in base alla borsa di quotazione. Infatti, più grande la borsa di quotazione, più liquidi tenderanno ad essere gli ETF che sono quotati. Quindi, quando ci accorgiamo che un ETF su borsa italiana non è abbastanza liquido, verifichiamo se magari è liquido su una borsa più grande, come Xetra. Però attenzione, perché se operate attraverso banche italiane, alcune vi potrebbero far pagare delle commissioni molto elevate per acquistare ETF che sono quotati su altre borse, quindi fate attenzione prima di buttarvi a capofitto. Ora vediamo la relazione che c'è tra spread e liquidità. Intanto, cosa è lo spread? È la differenza percentuale tra miglior prezzo in acquisto bid e miglior prezzo in vendita ask. La differenza percentuale tra bid ed ask è il costo che paghiamo quando acquistiamo un ETF, che prende il nome di spread. La relazione tra liquidità e spread è molto semplice. Più è bassa la liquidità, maggiore tenderà ad essere lo spread che paghiamo. Spesso si dice che è un costo occulto, perché quando acquistiamo un ETF non vediamo in modo esplicito quanto abbiamo pagato di spread, e questo è il motivo per cui è spesso ignorato totalmente da chi è alle prime armi. In generale possiamo dire che quando compriamo un ETF sosteniamo tre tipologie di costi: il TER, che è praticamente il costo che paghiamo al gestore del fondo ed è implicito nel prezzo dell'ETF, quindi anche questo costo qui non lo vediamo direttamente in modo esplicito. Il TER si paga ogni anno per tutti gli ETF che abbiamo in portafoglio, anche se non apriamo nuove operazioni, mentre lo spread si paga solo in fase di negoziazione. Il TER è fisso come costo e tendenzialmente non cambia nel tempo. Poi, come detto, paghiamo lo spread, che è un costo implicito e variabile nel tempo in base a quanto è liquido lo strumento in quel preciso momento. Poi paghiamo le commissioni bancarie, che sono esplicite, facilmente conoscibili e cambia in base al broker con cui operiamo. I primi due costi detti possono incidere sulle nostre decisioni di scegliere un ETF oppure un altro, mentre l'ultimo costo diciamo che non è responsabilità dell'ETF ma del broker che abbiamo scelto. Quindi, quando acquistiamo un ETF, i costi che sono strettamente connessi all'ETF sono due: il TER e lo spread. Quindi, quando solitamente si acquista un ETF, si dà sia un occhio al TER ma anche alla sua liquidità, perché è da questa che poi può scaturire uno spread alto che va a ridurre il nostro rendimento. Facciamo un esempio con l'ETF iShares Brazil. Il TER di questo ETF qui è dello 0,74%, che anche questo è tanto, ma neanche il suo spread medio scherza, che è stato mediamente su borsa italiana dello 0,5%. Mentre sapete quanto è stato il suo spread su Xetra? È stato pari allo 0,1%. Quindi, se avessimo acquistato su Xetra, avremmo risparmiato un bel po' di soldini. Lo spread, ricordiamoci sempre che lo spread si paga se c'è una compravendita. Se un ETF già in portafoglio e lo tieni semplicemente, non lo paghi, mentre il TER lo paghi anche se non fai nuove operazioni. Questo significa che più sono le operazioni che si effettuano durante l'anno, più dobbiamo stare attenti al peso dello spread sul totale. Magari in un video a parte vi faccio delle simulazioni. Ora passiamo alla domanda: come misuriamo la liquidità di un ETF? Premesso sempre che il passato è passato, però gli scambi a cui è stato soggetto un ETF nel passato è un indicatore che ci permette di avere un'idea sulla sua liquidità. Infatti, più elevato il controvalore mediamente scambiato, più alto sarà la sua liquidità. Inserisco in video il percorso per trovare sul sito della borsa italiana l'informazione relativa al controvalore. Inserisco anche il percorso per trovare la stessa informazione su Xetra. Vi metto anche il link in descrizione o come commento, così non dovete fare proprio fatica. Bene, ora che abbiamo ottenuto l'informazione sul controvalore, quando possiamo considerare un ETF liquido o meno? Allora, questi sono i
i miei criteri, ognuno può avere i suoi. Comunque, sotto i 350.000 di controvalore, scarto subito l'ETF perché non lo reputo liquido. Tra i 350 e i 500 la liquidità inizia ad aumentare, ma lo strumento ancora non è molto liquido. Tra 500 e 750 lo strumento è sufficientemente liquido, sopra i 750 è ideale. Poi se superiamo il milione ancora meglio. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti quali sono i vostri criteri di selezione degli ETF e fatemi sapere se avete dubbi e se volete che io tratti alcuni argomenti specifici. Se avete apprezzato il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale e accendete le notifiche. Ciao!